tutti amici, ben ritrovati sul mio canale YouTube Dolci e non solo. Oggi prepareremo una ricetta particolare, ma soprattutto speciale. Perché la ricetta è speciale? Perché non la preparerò da solo, ma la preparerò con lei, la nostra... Buonasera a tutti. La nostra Maria Caruso, che ormai è diventato un personaggio pubblico. E quindi, siccome io farò le ricette insieme a voi, verrò a casa vostra, insomma, non è niente di fare, quindi devo fare questo. E iniziamo questo nuovo programma Gianfranco a casa vostra con Maria Caruso. Sì. Allora Maria, io so che tu sei una ragazza molto molto golosa. Sì, sì. Ti piacciono i dolci? Sì, sì. Vedi, quale dolce ti piace di più in assoluto? Farina di dolci, uova, divento 3 uova o 4 uova. Sì, però dico la ricetta, il dolce che più ti piace, qual è? Cioccolato. Cioccolato. E... con la crema, pure la ricotta. Ok. Pure cacao, cioccolato. Quindi ti piacciono i cosi dolci? Sì, insomma. Sì. Perfetto. Allora, oggi però insieme a voi noi prepareremo una ricetta. Sì. Maria, dillo tu, che torta facciamo oggi? Torta. Giorno e notte. Giorno e notte, che tra l'altro è un dolce molto semplice, sì, che tutti possono fare con pochissimi ingredienti. Tra l'altro, poi dopo andiamo a spiegare anche gli ingredienti. Sì. Maria, tu per esempio questo dolce, come lo consigli di mangiare alle persone? Accompagnato con che cosa? Di tagliare la torta, metti in piedi. No, dico il dolce, no? Sì, sì. Tu dice, lo mangi, uso caffè, latte, come lo consigli? O la mattina. La mattina, quindi fare... a colazione, oppure dopo pranzo, pure. Dopo pranzo, però magari dopo, però no, per sera alle 4, 4 e mezza, ok, 4, oppure che c'è la sera, dopo cena, dopo cena magari di cucchi ci viene fame, diciamo, sì, un piattino, una cucina, e me lo mangio. Perfetto. Allora, per iniziare, giustamente, io non posso fare sporcare a Maria, vado a mettere a Maria il nostro grembiule dolce e non solo, che tra l'altro ringrazio la linea Trendy che ci veste, perché la fine di sapere che Luca Trendy è un nostro carissimo amico che ci offre tutte queste divise, il grembiule, e insomma, abituata a cenare Maria a essere vestuta. Allora Maria, oggi faremo questo dolce insieme. Sei contenta andando di essere mia ospite? Sì, certo, sono contenta. Perfetto, tu vuoi dire qualcosa andando prima di cominciare? Ah, ci dico i fans come state, tutto a posto. Io sono qua per fare oggi chi c'è la torta. Perfetto, quindi andiamo a preparare la torta giorno e notte. Giorno e notte. Allora amici, adesso Maria ci guiderà a realizzare questa torta. Naturalmente noi non diremo gli ingredienti, ma poi li trovate sotto nella descrizione di YouTube. Allora Maria, come iniziamo la torta? Con quale passaggio? Ma sbattere l'uova forte, che mi vado a stuccare un piazzo. Le uova con che cosa? C'è con zucchero. Con lo zucchero, quindi uova e zucchero si devono... battere forte. Bene, quindi per almeno 10 minuti. Sì, sì. Quindi primo passaggio, 10 minuti, uova e zucchero. Sì, sì. Perfetto, dopo aver sbattuto le uova con lo zucchero dobbiamo aggiungere tutti gli altri ingredienti che adesso Maria andrà ad elencare. Quindi uova e zucchero noi ce li abbiamo già pronti. Sì. Cosa dobbiamo aggiungere adesso? Il latte. Burro. Il burro. Lievito. Lievito. Farina. Farina. E uova. Le uova già le abbiamo messo quindi a posto. Quindi una volta che noi mettiamo tutti questi ingredienti, cosa dobbiamo fare? Sbattere forte. Ma forte. Ma forte, ma forte. Sbattere. Perfetto, dobbiamo sbattere forte. Quindi il composto deve essere bello, liscio e omogeneo. Noi siamo arrivati ad avere un impasto metà bianco e metà nero. Quindi adesso che cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo prendere la teglia, cuppino. Allora, la teglia intanto dobbiamo infarinare, sì, e imburrare. Poi prendiamo chi ci segue, dobbiamo prendere un cuppino e quindi dobbiamo fare bianco e nero. Quindi bianco, un mestolo bianco e un mestolo nero. E secondo te tu perché stai dando questo consiglio di fare uno bianco e uno nero? Perché notte
giorno. Notte e giorno, quindi quando vai a tagliare la torta viene l'effetto Zuppino. Zebra? Zebra? Zebra. Zebrato! L'effetto zebrato! Vai Maria, ce l'abbiamo quasi fatta! Adesso andiamo a infornare la torta a 180 gradi per circa 45 minuti. Ebbene ragazzi, la torta è appena sfornata. Che senti Maria? Che Franciauro, io ho bisogno di mamaggio, la taglio mamaggio. Ok, Maria è proprio golosa, quindi gli piacerà mangiare questa torta. Adesso noi faremo il taglio e poi l'assaggeremo insieme. Sì. E adesso siamo pronti con l'assaggio di Maria. Vai Maria, vediamo come. Abbiamo la prova del 9. Intanto abbiamo visto che la torta è morbidissima. È buona. Ma è buona, dici tanto per farmi contento? Perché no, è buona. Buona, vero è? Sì, sì. Quindi tu lo consigli alle persone, Maria? Sì, sì, troppo buona. E secondo me è buona perché la facesti tu. È buona. Non sto mangiando. No, ma tutta te la devi mangiare, Maria. Perfetto. Perfetto, noi abbiamo appena finito di mangiare la torta. Com'era Maria? Ma buona. Ma era buona perché la facesti tu o era buona perché era buona? No, la feci io perché era buona. Quindi era buona perché... Mattina, pranzo e cena. Tu fai tu mi chissi, la mangi solo sta torta. Mangiare è buona. Perfetto, è piaciuta a Maria, quindi ragazzi io ve la mangiate mille. Ve la consiglio, è una torta semplice che tutti potete fare. Avete visto, gli ingredienti sono veramente pochi quelli che sì. Quindi è una cosa facile facile. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova video ricetta. E niente Maria, saluta. Salute, ciao. Come, ti sei divertita? Sì. Ti è piaciuto? Sì, sì, contenti sogno. Perfetto, Maria è contenta, lo siamo pure noi. Ciao a tutti ragazzi, ciao, alla prossima ciao. Video ricetta. Seguitemi anche su Instagram Gianfranco_Meruguerra. Ciao.